son le monache. Quando mattutin' suonava, in chiesa nessuno andava, poi che erano a copiare. Io direi che la cosa migliore sia partire subito senza perdere altro tempo, lasciando la parola innanzitutto a Beatrice Del Bo e poi ai suoi ospiti che sono Vittoria Bufagno e Ies Piccardo. Quindi buon ascolto a tutti quanti e buona conferenza. Grazie. Grazie, grazie a tutti voi e a tutte voi che siete venuti qui in questo caldo pomeriggio di marzo e avreste potuto fare un bel giro fuori, ma lo farete senz'altro dopo, magari visitando il museo che ci ospita, che è uno straordinario museo magari non molto conosciuto, con rinnovato di recente, con una bella torre del IX secolo, quindi molto medievale, che è stata restaurata appunto non molti anni fa e che è visitabile anche all'interno. E anche la chiesa del Monastero Maggiore che è qui accanto, che è molto più bella al suo interno di quanto non sia la facciata. Qui lo dico, qui lo nego, perché i soliti dell'arte avrebbero da dire probabilmente. Poi ringrazio molto Vittoria Bufagno e Ies Piccardo, che si sono entrambi purtroppo per loro laureati con me, e quindi sono molto contenta che siano loro a suggerirmi i temi della chiacchierata di oggi, perché mi piace coinvolgervi e sentire le persone che sono di una generazione purtroppo diversa dalla mia. Grazie. Anzitutto vorrei anch'io ringraziare tutte e tutti per essere qui, così numerosi tra l'altro, e vorrei ringraziare anche Italia Medievale e Beatrice per questo invito. Che bello, facciamo così tutto il tempo, ci ringraziamo per un'ora e mezza. Doverosa per me continuare per un'ora e mezza con i ringraziamenti. È un libro che ho letto con molto piacere, ovviamente me l'aspettavo conoscendo già altri libri di Beatrice Del Bo, però mi ha colpito molto, mi ha colpito sotto molteplici punti di vista. E ora ovviamente né io né Vittoria né anche Beatrice con le sue risposte potremo analizzarli tutti, perché sono davvero molti, sono molto interessanti, poi non vorremmo mai privarvi del piacere di scoprirli pagina dopo pagina. Però ci sono un paio di punti che mi hanno colpito un po' più degli altri, o che comunque ho pensato di voler evidenziare, perché a mio avviso particolarmente meritevoli in un'opera così, perché è un testo molto complesso, che al suo interno c'era molteplici livelli e dimostra una sensibilità, una capacità particolare nel affrontare anzitutto una quantità di fonti di natura diversa, che per uno storico è una sfida molto impegnativa con cui bisogna confrontarsi continuamente e non è per niente facile. Io stesso nella mia piccolissima esperienza posso confermare che non è così semplice, tantomeno con una quantità di fonti così ampia con cui ormai mi sono confrontato, come potrete vedere leggendo questo libro, come potete scoprire. Si tratta di fonti anzitutto scritte, che sono magari la materia prima dello storico, ma anche all'interno delle fonti scritte si trovano nature molto diverse, perché ci sono le fonti statutarie prodotte dalle istituzioni, i provvedimenti, altre fonti scritte come la documentazione privata o sia laica sia di natura, documentazione di natura ecclesiastica, come possono essere le visite pastorali o i provvedimenti per la gestione del Duomo di Milano, della fabbrica del Duomo di Milano, ma anche altre fonti scritte come le fonti contabili o le fonti letterarie, perché sono numerosi sia i cronisti sia i novellieri che vengono consultati per redigere quest'opera. E faccio un piccolissimo esempio che mi ero annotato per mostrare come anche un piccolo passaggio possa essere interpretato, perché la luce è un elemento così rilevante, spesso può essere percepito dalle opere di questi scrittori, ma solo se li si affronta in modo giusto. E così Franco Sacchetti nelle sue novelle precisa che nel mese di novembre si cena di notte,
per questioni legate all'oscurità che giunge prima, quindi evidentemente sarà necessario aggiungere dei lumi. Sembra nulla, ma evidentemente questo innesca tutta una serie di quesiti sulle dinamiche quotidiane che caratterizzano la vita, la normalità di questo mondo medievale basso e del bassissimo medioevo, come dice l'autrice, che vengono affrontate in queste pagine. E allo stesso tempo altre fonti, come le fonti iconografiche che vengono utilizzate, o anche le fonti materiali, che per quel poco che si sono conservate, purtroppo, in realtà frutto anche dell'archeologia, e non solo, in realtà costituiscono una fonte eccezionale perché consentono di rapportarsi con questa materialità, effettivamente vedere come erano fatti, con cosa, e anche ragionare sul perché qualcosa si sia conservato e altro no, al di là dei casi fortuiti. E il secondo aspetto su cui vorrei porre accento è la prospettiva geografica, perché il punto di vista adottato è anzitutto quello dell'Italia, e in particolar modo l'Italia centro-settentrionale, però allo stesso tempo, pur con indagini approfondite, puntuali su queste realtà, e su alcune ovviamente andando ancora più nel dettaglio, si mantiene una prospettiva di più ampio respiro dal punto di vista geografico, consentendo così di scoprire mondi contemporanei a quelli di cui si sta parlando per l'Italia tardo-medievale, andando nella penisola iberica, dove ci sono molteplici riferimenti, indagini su Valencia, i Paesi Baschi, Bilbao, ma anche le Fiandre, la Germania, e la Francia, la Parigi, e tutte queste località riescono a essere inserite in questo testo senza stonare, senza sembrare semplicemente un elenco di luoghi, ma tramite un filo conduttore che risulta efficace e interessante, e soprattutto riesce a valorizzare gli esempi che vengono messi in confronto tra di loro. Quindi un libro che ho apprezzato molto, come immagino si sia capito da quello che ho detto. E ora, prima di procedere con qualche domanda autrice, lascio la parola a Vittoria Compagni. Grazie. Allora, io un ringraziamento generale per evitare di dilungarmi troppo, perché esprime il piacere di aver letto questo libro e di essere qui a discuterne. Io vorrei iniziare dicendo, e penso di non allontanarmi troppo dal vero, che mi pare che tutti gli studiosi del Medioevo avrebbero voluto scrivere questo libro, questo senza ombra di dubbio. Senza ombra di dubbio, per tanti motivi. Uno, sicuramente perché fa luce. Perché fa luce su uno degli stereotipi più antichi e radicati sul Medioevo, il Medioevo come secoli bui, la perdita della razionalità, la scomparsa, poi in realtà sappiamo che nascono le università anche, quindi insomma, però fa luce sugli aspetti materiali di un Medioevo illuminato, e quindi un'occasione appunto che avrebbero voluto cogliere tutti. E poi perché, usando la metafora che mi è venuta in mente, questo libro è una specie di opera di arte contemporanea, no? Una di quelle opere in cui si guardano e si dicono: ma perché non ci ho pensato io, no? E non perché è un'idea facile, e neanche perché è un'idea facile da portare avanti e da sviluppare, ma perché in qualche modo la luce, in effetti, anche se è difficile ritrovarla, gli oggetti della luce o la luce nella documentazione, in realtà è presente, come ha detto prima Elias Piccardo, in tantissime fonti documentarie e non. E quindi ognuno di noi, e qualsiasi storico del Medioevo, si sarà trovato davanti a una compravendita di cera, a un pagamento in cera, a un'opera anche pittorica, delle iconografie che rappresentavano degli oggetti della luce. Però non ha avuto magari la sensibilità, l'idea o lo sguardo appunto complessivo che è dato invece da uno sguardo a tantissime tipologie documentarie in un arco cronologico e anche geografico molto ampio, che hanno permesso invece di indagare da una prospettiva nuova questo tema. Io allora inizierei subito
con una domanda che in realtà riprende ed è volta un po' anche a spiegare il senso di questo convincente titolo, anche accattivante, che è l'età del lume. Ma vorrei chiedere all'autrice che cos'è il lume, che cosa vuol, quali sono i significati del lume, perché ci spiega anche nel testo che lume ha significati diversi, contrastanti, non è neanche semplice definirne uno chiaro e forse nella lingua italiana ci sono più differenze rispetto a quelle che ci sono altrove, quindi ecco, questa è la prima domanda. Grazie. Anche grazie per aver raccontato il mio libro meglio di quanto lo faccia io nel libro stesso, quindi continuerei a far parlare loro due, però se mi fanno delle domande sono costretta a rispondere. Allora, in coda al libro, proprio per questa ragione, c'è in realtà un glossario, no? Quindi le pagine del libro, il libro non so quante pagine di testo abbia, non molte, e poi circa pagina 200, grosso modo, un po' di più, inizia un glossario. Cosa significa? Un elenco di parole che ho tentato, e dico tentato, di spiegare, perché non è facile, nel senso che quando vengono impiegate, gli autori che le usano quotidianamente non è che si industrino a spiegare che cosa significhino, e quindi ho dovuto cercare di capire dal contesto in cui usavano queste parole il significato, aiutandomi poi con quello che vedete scorrere alle nostre spalle, no? Con tutto un apparato iconografico, artistico particolarmente ampio. C'è un inserto nel libro che è una decima parte delle immagini dell'iconografia che io ho guardato, che ho studiato. Lume è la parola più significativa, anche quella che mi ha consentito di fare questo gioco di parole che non è forse immediato per tutti, anche perché qualcuno potrebbe pensare che questo libro parla dell'età dei lumi, cioè quindi di un periodo completamente diverso storicamente parlando, quindi che possa parlare del Settecento. In realtà, appunto, come dicevano sia Elias che Vittoria, quello che io, l'operazione che avrei voluto fare è quella di staccare l'etichetta secoli bui dal Medioevo e di applicare un'etichetta nuova che sia proprio quella del lume, dell'età del lume, che ci consentirebbe poi di parlare dell'età del lume e dell'età dei lumi dopo, quindi perché no? E il lume è la parola più della luce più significativa, in effetti, per i secoli dal XII al XV, quindi proprio per l'ultima parte del Medioevo, perché è un oggetto materiale, l'oggetto più semplice dal punto di vista materiale, che è una base d'appoggio con una candela, e la candela è senz'altro l'oggetto illuminante per eccellenza nel Medioevo, quindi il manufatto che si usa quotidianamente, ma anche perché il lume, e ancora oggi se ci pensate, ha molti significati, cioè ha un significato concreto perché è un oggetto ed è quello che ti consente di spostarti da una stanza all'altra, di camminare anche per strada, di illuminare la cena, appunto come raccontava prima Ilies. Però noi oggi lo usiamo ancora, lume, diciamo per esempio il lume della ragione, no? Quindi è un termine che soprattutto nella lingua italiana ha ancora una presenza importante, e se voi pensaste adesso, forse un po' per gioco, forse volutamente, sia Elias che Vittoria hanno usato delle parole che però usiamo anche noi costantemente, no? Illuminare, ha fatto un'azione illuminata, o come luminoso, questo, infiammarsi, no? Diciamo, uno si infiamma o quando si arrabbia o quando si innamora, no? Quindi le passioni vengono ancora rappresentate, no? Col fuoco e con il lume. E infatti lume anche nel titolo evoca anche questo, cioè che questo periodo che abbiamo sempre descritto come periodo buio sia in realtà illuminato dalla luce concreta, cioè non è che una volta calato il sole col coprifuoco tutti andassero a dormire e non succedeva più niente, anzi, altrimenti le candele non le avrebbero mai vendute nel Medioevo, cosa servono, no? Altrimenti le candele. E in più, oltre alla concretezza dell'illuminazione, anche il fatto della lume della ragione, quindi del lume della ragione, quindi le grandi innovazioni, le invenzioni, le scoperte, le riscoperte di questi secoli, a cui di solito non pensiamo, no? Perché siamo abituati a questa costruzione, per lo più ottocentesca, del Medioevo, cioè
costruzione che nasce con Petrarca, ma che viene esasperata poi nell'Ottocento, di questo Medioevo orribile, no? Periodo orribile, bestiale, in cui la gente non si lava, puzza, no? Va a letto vestita, le peggio, le fandezze, violentissima, tutti si ammazzano con tutti, eccetera. E non è così, che è servito, no, per costruire un ripostiglio di orrori per dire noi siamo meglio, cioè è proprio una costruzione artificiale questa. Allora noi dobbiamo cercare di far sì che questa costruzione artificiale scompaia, no? E non possiamo che farlo in questo modo, visto che ci siamo affannati tutti, anche noi tre seduti qui, e Maurizio in un altro modo sì, diffondendo quello che noi facciamo, e tanti colleghi, ovviamente colleghi fanno, anche alcuni seduti qua che vedo tra il pubblico, no? E dire no, è un periodo in cui nascono le banche, le assicurazioni, le università, cioè tra gli occhiali che tanti di noi purtroppo portano, no? La bussola, i portolani, ma il Medioevo, le assicurazioni, le dette, gli strumenti finanziari più raffinati, c'è un'amica qua che è stata, ha lavorato a lungo in banca e che conosce meglio di me, nascono nel Medioevo, no? Quindi se non siamo riusciti, scrivendo tutto questo, anche delle sperimentazioni politiche particolarmente raffinate, no? Degli esperimenti, non siamo riusciti a far capire che il Medioevo non è buio. Forse se cominciamo a dire che intanto c'è la luce davvero, quindi ci sono le candele, le torce, le lampade e tutte le parole che troverete nel glossario, forse riusciremo prima o poi a far capire che il Medioevo è un'epoca non più bella delle altre, ma come le altre, in cui ci sono nefandezze ma anche grandi progressi, no? E così dovremmo cominciare a percepirlo. E appunto vi dicevo, il lume è quello che ci deve condurre, no? Un lume che, questo va detto, nell'età medievale lo si riconosce, quello della ragione, soltanto agli uomini. Questo va detto, per cui c'è dell'oscurità anche nel Medioevo, ma qui lo dico, qui lo dico, però c'è dell'oscurità anche nel Medioevo, perché il lume della ragione, la ragione, l'intelletto, l'uso dell'intelletto e dell'intelligenza è appannaggio dei soli uomini, secondo i contemporanei. Però anche non solo secondo i contemporanei, come sapete bene, no? È molto lunga questa storia, quindi mi sembrava che fosse il termine più efficace, insomma, per cercare di evocare entrambi questi aspetti. Quindi grazie della domanda, particolarmente difficile. Ecco, un'altra questione su cui vorrei farti una domanda, che in realtà si ricollega anche a quel che dicevi un attimo fa, perché dalle parole è emerso come nell'affrontare l'argomento sia stata l'esigenza anche di un certo equilibrio tra il valore simbolico e il valore materiale, per non sbilanciarsi con l'attenzione che è prestata a un argomento piuttosto che all'altro, penalizzandolo. E quindi in realtà entrambi gli aspetti sono estremamente interessanti e secondo me anche affrontati in modo illuminante, insomma. No. Beh, certo. Adesso, beh, anche parlando di questo, i termini che vengono in mente senza farlo apposta sono sempre di più gli stessi. Per quanto riguarda, iniziando dal valore simbolico, quindi la luce, oltre a questo valore morale, spirituale, viene utilizzata anche come elemento di distinzione sociale, con un certo valore nell'autorappresentazione di se stessi, ma anche nella rappresentazione di particolare autorità, magari in momenti politicamente rilevanti per individui particolarmente importanti o anche per intere comunità. Ecco, su questo aspetto, se volessi dirci qualcosa, tanto mi viene in mente anche un funerale, per esempio, che può essere un momento, adesso senza parlare, però può essere un momento in cui la luce è particolarmente significativa e ogni singolo dettaglio, anche collegato a questa, viene studiato in modo sapiente e preciso. Grazie. Il funerale ci arrivo, magari dopo, magari verso la fine ci arriviamo, che potrebbe essere meglio. Intanto vedete scorrere delle immagini che non ci sono nel libro. Quindi, sì, così almeno nel libro ne trovate di nuove, se no che gusto c'è.
che sono particolarmente, sono state per me utilissime, sono state utilissime senza le immagini, senza miniature, dipinti, tele, affreschi, e non sarei riuscita a capire a scoprire degli oggetti che soltanto le immagini mi hanno fatto capire che cosa fossero nella loro concretezza. Allora, mi piace molto l'idea che dicevi della rappresentazione attraverso la luce, no? Mi piace molto parlarne con voi adesso, non mi piace molto perché l'ho scritta io, mi sembrerebbe inopportuno, però anche oggi provate a pensare che cosa succede quando si celebrano dei festeggiamenti pubblici, che, come si concludono talvolta delle feste, no? Chiamiamole feste, perché... Cosa succede alla fine di un grande festeggiamento? Qualcuno lo fa anche nei festeggiamenti privati, ancora oggi? Sì, è preparata però. Sì, i fuochi d'artificio, no? Che cosa facciamo? Facciamo esplodere la luce, in realtà. Poi in Francia sono più bravi di noi, perché fanno suono e lumière, e quindi fanno sia suono che luce che acqua, però... Il fuoco d'artificio nasce proprio nel Medioevo, una delle tante cose, no? Comunque è uno degli elementi che connotano le feste. Quindi le feste pubbliche, si deve festeggiare la vittoria in campo militare contro qualcuno? Che cosa si fa? Un fuoco d'artificio ante litteram, cioè si fa un falò sui punti più alti della città. Che nelle città medievali, lo sapete meglio di me, sono le torri, i campanili, che sono torri anche quelle, no? E si accendono dei falò di notte, chiaramente, in modo tale che illuminino tutto. Ho detto illuminino, però questo era giusto, è anche difficile da dire come parola, ma no, tutto il cielo, e che si possano scorgere anche alla distanza. È la stessa cosa che facciamo noi oggi. Cosa faceva il signore di Milano per arrivare poi al suo avo che è morto, con quel bel funerale di cui parleremo? Il signore di Milano, nella fattispecie, Ludovico il Moro, prima di essere signore di Milano, per ragioni politiche che non vi sto a raccontare ma che trovate nel libro, è costretto a organizzare una bella festa per il matrimonio di suo nipote, quello sì che è Duca, e Lodovico non vorrebbe che lo fosse, e la sua sposa. Il matrimonio si è celebrato da un po' e lui non ha fatto una piega, però è evidente che questo atteggiamento che ha tenuto non andava tanto bene, quindi gli organizza una festa, che in realtà non è altro che una festa per celebrare se stesso, perché fa la festa più bella che ci sia. E chi ingaggia Ludovico il Moro, che è il signore in quel momento più ricco che ci sia in Europa, e anche quello più munifico, e anche quello che ha il migliore, maggiore gusto artistico, il più grande artista che c'è sulla piazza nella seconda metà del 400, che è Leonardo da Vinci. Ma sanno tutto, quindi no, perché le devo raccontare cose che già sa? Leonardo da Vinci, che come sapete è capace di fare qualsiasi cosa, no? Anche di non fare molte cose, nel senso che, no, progetta cose che sono assolutamente impossibili, assolutamente da realizzare, non funzionano per niente, tra l'altro. Comunque, in questo caso funziona. E quindi pensa la più straordinaria scenografia possibile per celebrare i due sposi. Quindi si inventa di costruire il paradiso in terra, dove nella stanza, no, che gli mette a disposizione Lodovico il Moro, lo fa. Dove risiede Ludovico il Moro, non dove risiede il Duca, quindi stai celebrando proprio l'antagonista politico, e quindi quello che però lo paga, giustamente. E quindi organizza un cielo di stelle, di pianeti, tutto attraverso delle lampade luminose che girano, pericolosissime anche, come potete immaginare, no? In un luogo pieno di legno, come potevano essere le stanze medievali. E questo è straordinariamente clamoroso, cioè ti presenti in un modo che tutti si ricorderanno, non è impossibile dimenticarsi questa festa, che appunto verrà poi ricordata dagli ambasciatori, da chi era presente, come festa del paradiso. Quindi la luce per celebrare sostanzialmente se stessi, no? In questo modo.
fino alla morte. Quindi durante la vita i signori, ma gli aristocratici anche, non solo pensare, non dobbiamo pensare solo ai grandi principi, gli aristocratici si manifestano attraverso la luce, che tra l'altro poi viene rimbalzata, riflessa e resa ancora più luminosa attraverso il loro abbigliamento e i loro arredi, perché sono vestiti di di tessuti damascati in seta, oro, no? Sapete, Damasco sono tessuti di seta e intrecciati con fili d'oro e d'argento, perché alla luce delle candele o del sole, chiaramente, luccicano, brillano. Perché ci sono, e lo vedete anche in qualche immagine che scorre forse qui, ovunque oro, stoviglie d'oro che non servono per mangiare, no? Ma servono proprio per riflettere la luce. Perché nei dipinti medievali, a partire da una certa epoca in poi, vedete i fondi d'oro, no? I fondi d'oro o quegli innesti in foglia d'oro, no? Quindi queste lamine sottilissime d'oro applicate. Perché alla luce delle candele o del sole, sempre, risplendono. Quindi quando sono andata a visitare Schifanoia, in questa sala bellissima dei mesi, no, che è stata recentemente restaurata, con il sovrintendente che gentilmente mi ha accompagnato in questa visita, no, siamo entrati in questa sala da, non da dove entra il pubblico, ma dalla porta sul retro da cui entravano i signori ospiti, no, a Ferrara, quindi dagli esteri. E il signore entra in una stanza buia, entra con le torce e l'affresco dei mesi si illumina illuminando soltanto i particolari dorati. Quindi è proprio un effetto scenico, no? Una scenografia anche la sala dei mesi, e tutto dovremmo imparare a pensarlo declinato in questo modo. Allora, questi signori che vivono la loro esistenza accompagnati dalle torce, dalle candele, dalle fiaccole, dipende dal contesto e dall'uso che devono fare, se sono in casa o in casa nel senso nei loro palazzi o fuori, si fanno accompagnare dalla luce anche morti. Cioè, nella fattispecie era Gian Galeazzo, di cui volevamo parlare, credo. Ci sono più casi. Ci sono più casi. Sì, io in mente quello di Gian Galeazzo, che mi sta anche antipatico, quindi mi va benissimo raccontare il suo di funerale, e purtroppo uno sviluppa anche delle simpatie e delle antipatie, come sapete, poi, ecco, io ho una simpatia spiccata per Bernabò, che forse era il peggiore di tutti, però mi piace tanto, proprio sta simpatico. Vabbè. E quindi Gian Galeazzo muore, è il signore di Milano, il primo duca di Milano, tanto per intenderci. Siamo agli inizi del 400, muore nel 1402, il giorno preciso di morte non lo so, cioè settembre, e muore fuori Milano, nel suo castello di Melegnano. Non sappiamo bene di cosa sia morto, forse di peste, si dice di peste, ma non è, oggi non ci importa. E un mese dopo circa, perché comunque funzionava così, si celebra il funerale, che chiaramente non si celebra a Melegnano ma a Milano, perché è il posto, è una capitale, diciamo, anche se c'è Pavia che contende sempre questo ruolo a Milano, ma questa è un'altra storia. E si celebra, beh, intanto è un funerale unico, il primo funerale celebrato così in Italia, perché intanto nella bara non c'è nessuno, perché il corpo di Gian Galeazzo è già stato sepolto a Vibordone in attesa di essere seppellito, e questo lo sapete sicuramente anche voi, nella certosa di Pavia, no? Che era la chiesa, la cappella praticamente di famiglia, scusate se è poco, che aveva deciso di farsi costruire per essere seppellito lui e poi tutti i suoi, no? Dal papà ai discendenti, il papà che sarebbe stato trasportato agli discendenti. Quando muore però non è pronta, quindi lo depositano, diciamo così, seppellendolo all'abbazia di Vibordone. Depositano non è bello da dire, però è quello, insomma, quello che è, insomma, cioè, temporaneamente. E gli fanno un funerale, come dicevo, a bara vuota. E c'è questa descrizione che abbiamo precisa delle migliaia e migliaia di persone che accompagnavano, potete immaginare, no, il funerale del primo duca di Milano, con tanto di invitati, come abbiamo visto recentemente con l'esempio della regina, non era ovviamente di quelle dimensioni, però, no, la liturgia, la cerimonia, chi deve
accompagnare per primo, quale posizione deve occupare nel corteo. Quindi immaginatevi centinaia e centinaia di persone dotate di ceri, ed è giorno, perché è la luce che ti accompagna, sei signore, ti accompagna nel corteo, nel cammino della morte, così si chiama, anche di giorno, la luce. Quindi centinaia di persone con le candele, i ceri, anzi in quel caso accesi, e poi centinaia di persone vestite tutte di nero che sfilano in questo corteo che porta la bara dal castello, oggi Castello Sforzesco, fino al Duomo che era in costruzione. Tutti di nero con una candela accesa. I più importanti di questi personaggi, quindi l'impressione di vedere questo corteo, no? Drammatica dal punto di vista teatrale di questo corteo, e poi 8 cavalieri vestiti come fossero Gian Galeazzo, tutti e 8 con le sue armature, con i suoi cavalli, con il vessillo, con la vipera, come potete ben immaginare, ma con il suo simbolo personale, la spada, tutti e 8, e 2 che entrano, che sono i prescelti, diciamo, per rappresentarlo fino all'altare, che entrano a cavallo in Duomo per depositare i doni sull'altare del Duomo, che sono le armi di Gian Galeazzo, che in quel momento abbandona la sua vita mortale e sperando di andare in un posto migliore. E in chiesa c'è quello che si chiama un castello che celebra il Signore, appunto, quindi cosa meglio di un castello nel Medioevo, no? Che è una impalcatura lignea coperta completamente di ceri accesi, migliaia e migliaia di ceri accesi, no? Che lo salutano, sono lì per illuminare la sua strada e per fargli vedere dove sta andando. Quindi la vita dei signori è una vita piena di luce, dal primo momento all'ultimo, perché la luce è il loro effetto speciale ed è il modo per far vedere la loro, cioè la distinzione sociale nel Medioevo si esprime attraverso la quantità di luce che ti accompagna. E come accennavamo prima, anche tutto questo aspetto materiale, c'è tutto questo consumo di luce, questo utilizzo diffuso in moltissimi contesti, c'è anche qualcuno che deve produrre queste candele, qualcuno che deve farle. E nell'analisi di questo argomento in realtà emerge, a seconda della località, con pur differenze locali, ed è un'analisi che in realtà parte anche già dalla commercializzazione internazionale della cera, con tutte le direttrici di questo traffico che adesso su cui non mi soffermo, ma che sono molto interessanti, mentre su base locale quel che è interessante adesso osservare è come emerga un mondo variegato di artigiani, di commercianti, di operatori di diversa natura che partecipano a questo settore, molto più di quanto sarebbe magari istintivo aspettarsi. E per esempio adesso mi viene in mente il caso milanese, perché siamo qui, dove troviamo coinvolti nel settore i Luganegari. La Luganega, tra l'altro è nota, la salsiccia milanese, veniva fatta, qui è anche riportata la ricetta anche in questo libro, sì, perché era riportata anche in un altro libro sui macellai, in cui, curato sempre da Beatrice Del Bo, era composta di carne di maiale, sale, formaggio buono e stagionato, pepe, cannella, zenzero, garofano, tutti in polvere, noce moscata e zafferano. Ecco, mentre questi Luganegari prendevano il nome da quello che era l'oggetto principale del loro lavoro, produzione, la vendita di queste Luganeghe, in realtà li troviamo anche in un altro settore, quindi quello della cera, delle candele. Come, perché e da parte delle autorità qual è il rapporto con questo universo così variegato e eterogeneo di operatori? Perché ovviamente rapportarsi solo con un gruppo ben distinto e chiaro di persone che svolgono tutte lo stesso mestiere, si identificano con la stessa attività,
può essere ovviamente più semplice. Una delle domande difficilissime, cose che neanche ricordo di aver scritto, però i Lugani Cari sono in realtà la ragione per cui ho cominciato a studiare le candele. Perché? Lugani Cari è la normativa milanese a questo proposito. Allora, appunto, i salsicciai li chiameremmo noi oggi, sono, no? Salumiere mi pare brutto, il salsicciaio è più corrispondente a quello che facevano. Perché? Perché in realtà, allora, le candele noi le pensiamo, va bene, quelle di oggi sono fatte in piccolissima parte di cera e in altra parte di paraffine e derivati che nascono ovviamente molto dopo il Medioevo, ma in età medievale sono fatte di cera e costano molto, e anche oggi le candele di cera costano molto, ma in buona parte sono fatte di sego, cioè di grasso animale, e costano un terzo adesso grosso modo rispetto alle candele invece di cera d'api. Allora, hanno una differenza, se no tutti avrebbero, puzzano, esatto, proprio puzzano da morire una cosa, solo che se hai solo qua, cioè se non puoi permetterti compri quelle e le usi. Il sego lo usi soprattutto all'esterno, no, perché l'odore, però le persone povere non potevano, no, chiaramente povere, insomma, di livello medio-basso, usavano le candele di sego, e il sego è uno delle materie prime, il grasso animale, dei Lugani Cari, che lo usano nelle loro produzioni. È anche una delle materie di scarto dei macellai, che è una categoria che sta, diciamo, nello stesso ambiente dei Lugani Cari, ma più, come dire, con un profilo più alto, artigianale più alto. Ovviamente i Lugani Cari e i macellai litigano. Con loro litigano anche i conciatori di pelle, che fanno anche loro parte dello stesso circuito, come potete ben immaginare, cioè lavorano le pelli degli animali che vengono ammazzati, il cui grasso viene usato per fare le candele, no? Sono tutto un ambiente, immaginatevi poi a Milano, di centinaia di persone che litigavano tra loro e che si contendevano chi il grasso, chi la pelle, chi le salsicce, eccetera, con anche degli episodi divertenti, no, dal punto di vista della narrazione dei rapporti tra queste persone. E i fabbricanti di candele, non dovendolo fare ma facendolo lo stesso, potevano essere i Lugani Cari, e uno di questi, se non sbaglio, che è detto il Rosso, di cui non ricordo il nome, Antonio detto il Rosso, è anche il fornitore delle candele di sego dei Visconti, perché i Visconti le candele di sego le danno ai loro stallieri, no? Ai loro servitori, ai loro domestici, eccetera. Quindi è da lì, è dai provvedimenti che ho trovato per i Lugani Cari, appunto, e per garantire la disponibilità di candele a prezzi bassi per tutta la popolazione. Quindi ci sono dei provvedimenti che si chiamano calmieri, no? In cui il prezzo delle candele viene stabilito dall'autorità. Perché? Perché nei momenti di carestia di candele, cioè quando mancavano le candele, era necessario metterle sul mercato a un prezzo accessibile a tutti, perché è considerato un bene primario e rientra nell'elenco dei beni primari, che sono il pane, cioè le farine, la carne, il pesce, il vino, la legna e le candele. E sono questi i beni primari della società medievale. Lo diciamo per Milano, ma lo potremmo estendere a tante altre realtà. Per cui si è finito il PowerPoint, quindi deve essere anche finito il tempo, può essere una cosa. Per cui, ecco, pensiamo ai venditori di candele in una maniera molto varia: sono i salsicciai, sono i venditori di candele che si chiamano candelari, candelieri, eccetera, oppure si possono chiamare cerai, possono essere dei commercianti e basta, oppure dei produttori e commercianti. E qui si potrebbe dire una parola sul fatto che la manodopera che produce le candele è di solito, se non sono i salsicciai, ma quelle di cera d'api e non solo, è una manodopera femminile, cioè è un mestiere che viene svolto molto spesso da donne, quindi da donne, anche da donne con un caratterino non indifferente, per cui c'è questa Maurizia che lavora al servizio di Georges Deschalin, che è questo gran signore
della Valle d'Aosta, nel senso che la famiglia antagonista di Savoia in Valle d'Aosta e che possiede i castelli più belli che ci sono in Valle d'Aosta, se andate, sono i castelli degli Chalan, proprio sono meravigliosi, dove c'è anche illustrata una spezieria nel castello di Sogna, che non penso che ci sia nelle immagini, ma nel libro sì, è la spezieria di Sogna dove campeggiano le candele appese, che è uno dei generi che viene venduto nelle spezierie, quelle di cera, perché sono merce preziosa che arriva dallo stesso circuito da cui arrivano le spezie dall'Oriente, insomma, per cui. E sono questa Maurizia, che è una donna che gestisce un gruppo di altre donne che fabbricano le candele, questa Mari Martinez, che invece, ecco, grazie, mi dicono sì perché ho paura di dire un nome per un altro, è bello, ho due badanti praticamente, questa Mari Martinez che invece lavora a Bilbao, e questa è più agguerrita di Maurizia, perché è proprio la sindacalista, uso termini che non userei mai fuori da questa sala, in università non potrei dire un sindacalista, però è una che si fa carico delle istanze di tutte le donne che lavorano in quella piazza che è la Plaza Mayor, che se andate a Bilbao potete andare a visitare ancora oggi, e che difende le istanze, in questo caso, delle candelaie. Poi ce n'è un'altra che difende invece le istanze delle pescivendole, o come si chiamano là, delle venditrici di sardine, che sono ancora oggi una gloria locale, perché sono state cacciate via perché il pesce che vendono sulla piazza maggiore, la piazza più importante, no, del borgo, puzza, il pesce, il consiglio comunale non riesce più a riunirsi dove si deve riunire lì, no, chiaramente perché hanno gli uffici in centro, e non possono più riunirsi dal puzzo di pesce che c'è, cercano di mandarle via e non riescono. Son le monache. Quando matutin suonava in chiesa, nessuno andava.